La cultura ad Agropoli riparte con la nuova stagione teatrale. Che sensazione si prova a ritornare a teatro? Guarda, è una specie di tornare a respirare. Si vive, finalmente si vive ed è una sensazione bellissima, veramente bella. E speriamo che duri stavolta, che non ci blocchino di nuovo, però è una cosa che bisognerebbe fare, bisognerebbe consigliare a tutti e ripoter partire di nuovo, insomma, poter ricominciare una cosa. Non ci sono parole. Quali sono le prime sensazioni che stai provando prima di entrare nella sala dopo uno stop di 2 anni? Dunque, stasera sono emozionatissima, è come se fosse la prima volta, sa? Dopo 2 anni di chiusura, questo periodo così complesso e difficile, ritornare a teatro che regala sempre tante emozioni, stasera è una serata bellissima, non vedevo l'ora. Prova ad essere in fila dopo 2 anni per assistere a uno spettacolo teatrale. È una bella sensazione di tornare alla normalità, speriamo, speriamo che duri. Secondo lei? Durerà, durerà, ce l'auguriamo di cuore. Quanta emozione c'è per questo spettacolo? Quella di sempre, anche perché già sono andata a cinema, quindi ho ripreso un po' con le attività meravigliose che la vita ci ha offerto fino ad oggi e che ce le offrirà ancora con un po' di accortezza, mantenendo una mascherina, un po' di distanziamento, un minimo di accortezza ci vuole. E il vaccino, quello non deve La mancare. cultura riparte, che sensazione si prova a essere in fila per poter, ecco, prendere il proprio biglietto per sedersi in sala? È una grande emozione finalmente, dopo circa 1 anno e mezzo, è una bellissima cosa per tutti noi, anche per la città di Agropoli, il Cilento tutto ovviamente. 2 anni, di assenza dal cineteatro, che emozione si prova a ritornare ad assistere a uno spettacolo? Un'emozione bellissima, straordinaria. Ho atteso questo momento tanto, veramente tanto. Speriamo che adesso non chiuda più. Venerdì scorso il Teatro Edoardo De Filippo ad Agropoli ha alzato il suo sipario dopo uno stop di 2 anni dovuto alla pandemia. Lo spettacolo Figlie di Eva con Michele Andreozzi, Maria Grazia Cucinotta e Vittoria Belvedere ha regalato momenti di grande divertimento ai tanti cittadini che emozionati sono ritornati a sedersi in sala. Sono molto soddisfatto di un dato che è una ripartenza importante. Importante proprio perché il nostro settore ha avuto un grave danno, come molti altri settori. Il nostro, devo dire, forse un po' più particolarmente. E dunque oggi è veramente una specie di rinascita, una rinascita per il teatro, ma è una rinascita anche per la comunità, perché può finalmente tornare a respirare, anche solo divertirsi, intrattenersi con il teatro e respirare di nuovo cultura, che è fondamentale. Non dobbiamo perdere la buona abitudine. Durante la pandemia noi abbiamo avuto. Siamo abituati al brutto. Dobbiamo invece tornare a riabituarci al bello. E dunque, questo è uno sforzo che tutti insieme dobbiamo compiere verso la cultura, perché ci restituisce sicuramente bellezza. Quanto è emozionato il sindaco Coppola a ritornare in sala dopo 2 anni di stop? Allora, la stessa emozione che l'ho provata il giorno dell'inaugurazione, ormai sono passati un po' di anni, perché diciamo che il Cineteatro ha rappresentato probabilmente nel secondo quinquennio di amministrazione Alfieri, dove io ero vice sindaco, l'opera più importante, quindi fu un momento emozionante. Ma oggi c'è la stessa emozione, ripeto, perché sono sentimenti insieme che si vanno a sommare e la ripartenza certamente è un bel segnale che vogliamo dare ai nostri cittadini. Sono felice. Se mi dici, insomma, che questo stesso sentimento è vissuto dalla città e quindi questo naturalmente mi fa essere felice. Tra le tante difficoltà che affrontiamo come amministratori, tra i tanti problemi che abbiamo, quando sono questi momenti positivi, diciamo, ci rinfranchiamo e abbiamo anche noi la forza di andare avanti proprio grazie a questi momenti. Poverino, quanto lavora, non lo vedo mai. Pensavo fosse morto. La faccio chiamare Vittoria? Vicky, mi deve chiamare Vicky. Quanti anni sono che glielo dico? Saranno 20 anni, Vittoria. Vicky,
Chi è fresco, moderno, internazionale. Victoria è vecchio, sembra quello di una regina inglese e tipo... La regina Victoria? Ma brava, lei è un